Non c'è due senza tre, San Domenico firma il terzo gol consecutivo in campionato, ma stavolta Reggio Emilia non vale tre punti. L'Aquila di Zavettieri, padrona del campo e del gioco per l'intero primo tempo, nella ripresa si fa riprendere dalla capolista reggiana, sbanda poi per alcuni minuti in cui il forcing de Granata si fa sempre più costante, ma poi colleziona diverse opportunità sul finale, senza però trovare il colpaccio. In sintesi, un buon punto su un campo ostico contro una reggiana che finora in campionato aveva solo vinto in casa, per giunta, senza subire gol. In più, incoraggia l'atteggiamento del primo tempo, pressione alta, palla a terra e velocità di pensiero raddoppiata sotto la cura Zavettieri. Da migliorare l'intesa negli ultimi metri, con Perna per ora sempre oggetto asettico della manovra e alcune fasi di gioco, specie nei secondi tempi in cui l'Aquila sembra staccare la spina, lasciando il fianco all'avversario. Zavettieri per la gara del Mapei Stadium manda in campo il suo 4-3-3 di base con Zandrini confermato tra i pali. In difesa il rientrante Andrea Scrugli agisce sulla corsia di destra, il solito Ivan Pedrelli a sinistra. Al centro il duo composto dal colosso Maccarrone e dal puntuale Zaffagnini. A centrocampo Corapi in cabina di regia, Mancini in campo dopo la squalifica, mezzala destra, Del Pinto con il 10 sulle spalle e mezzala sinistra. Nel tridente d'attacco, Perna, boa centrale con la sorpresa Ceccarelli sulla destra dal primo minuto al posto di Pacilli e il capocannoniere dell'Aquila, Salvatore San Domenico sul lato Mancino. Subito l'Aquila in avvio, all'ottavo è già avanti, Scrugli dalla destra manda al bar Angiulli, pennella un cross invitante che trova pronto Sasa San Domenico per il piattone di giustezza che vale l'1-0 e il terzo centro consecutivo per l'insigne di Secondigliano. Nel rallenti ancora la giocata di Scrugli e il destro di San Domenico che beffa Feola sotto le gambe. Minuto 25, l'Aquila troverebbe anche il raddoppio ma Maccarrone in gol di testa viene pescato in offside sugli sviluppi di una punizione di Corapi. Al 32esimo si vede la capolista, correzione aerea di Siega per Tremolada, siluro disinnescato da Zandrini in volo plastico. Sul capovolgimento di fronte, occasionissima l'Aquila con Ceccarelli, è la sua mattonella da destra a sinistra, rientra sul mancino ma il tiro non è angolato al punto giusto. Occasione colossale sprecata dai rossoblù. A 5 minuti dalla fine del primo tempo, da calcio d'angolo, svetta Sabotic che di testa incorna bene, ma non va. Pericolosissima la reggiana da palla inattiva su corner dal lato opposto e stavolta Ruopolo a staccare ma alto sopra la traversa. Secondo tempo, minuto 54, punizione reggiana, Bruccini sul pallone, parabola chirurgica che si infila sul palo alla destra di Zandrini in tuffo. 1-1 e tutto da rifare, tiro magistrale quello del mediano Granata. L'Aquila dopo una fase di sbandamento prova a ritrovare il vantaggio. Ad un quarto d'ora dal termine, calcio d'angolo, di testa svetta Scrugli che per poco non trova il bersaglio grosso. Minuto 81, Pacilli, entrato per San Domenico, azione da circo tra un paio di avversari, destro un po' strozzato su cui Feola interviene deviando in corner. Sul cambio di fronte Maccarrone superlativo a salvare spaccata sul cross di Ruopolo dalla destra. A tempo scaduto l'ultima chance è sulla testa di Perna che pescato in area devia tra le braccia del portiere della reggiana. Nel finale espulso l'ex di turno maltese per doppio giallo. Finisce così 1-1, prova confortante dell'Aquila in vista del prossimo big match di sabato contro il Pisa.